Benvenuti in un nuovissimo video di Brawl Stars. Ok ragazzi, quest'oggi faremo qualcosa di sensazionale. Anzi, lo dico così vicino al microfono: sensazionale ragazzi, perché torna un uso solo, questa volta solo con brawler cattivi. Ebbene sì ragazzi, uso solo brawler cattivi, nel senso di quelli indemoniati, di quelli proprio, mamma mia, che se ti vedono per strada non sai se torni a casa tutto intero. Ma prima di qualsiasi cosa c'è un'offerta di ben 2 mega casse, quindi ragazzi, ve lo faccio in silenzio perché questo è un procedimento solenne. Oh yes ragazzi, avete già capito, andiamo a spacchettare come prima cosa in assoluto. Mi raccomando ragazzi, lasciate subito un bel like, avete 5 secondi per iscrivervi al canale se volete essere fortunati come il sottoscritto. Quindi 5, 4, 3, 2... uno, spero per voi che abbiate lasciato like in tempo, se appunto volete un po' della fortuna del King dei Box Opening. Andiamo ragazzi, e vi ricordo che è uscito anche un video su Clash Mini, e se non spolliciate quel video non posso riportarlo. Quindi ragazzi, 7 skip che ormai sono all'ordine del giorno, frammenti per equipaggiamenti e ben 2 gettoni equipaggiamento. Poi per il resto andiamo veloce perché ho tutti quanti i brawler, quindi è solo da vedere se troviamo tanti gettoni equipaggiamento. Ancora let's go, 6 skip, quindi neanche i gettoni equipaggiamento. Va bene, va bene. Ho anche una cassettina così gratis. Let's go, apriamocela. Brawl Stars. Ok, si sta facendo vecchio Brawl Stars. Ora ci mette tempo pure per aprire le cassettine queste qui piccole. Va bene, ottimo. Per poter usare solamente brawler cattivi, prima dobbiamo vedere quali sono i brawler cattivi. Andiamo con Shelly ragazzi. Allora abbiamo Shelly bandita. Beh, Shelly bandita potrebbe essere cattiva, oppure si finge cattiva per poter incastrare i veri cattivi, non lo so. Però poi per il resto mi sembrano tutte quante brave. Cioè tipo Shelly principessa è abbastanza brava, anche se non vorrei mai essere il suo principe, perché secondo me mi dà un tacco 12 qui direttamente in testa, qui, e mi accoppa direttamente. Poi abbiamo Nita ragazzi. Beh, Nita è, ha la stessa bontà di un orso, di un grizzly ragazzi, o anche di un panda o di un koala. Beh, i koala non sono cattivi a meno che non gli tocchi l'eucalipto, però direi effettivamente che di norma è un orso bravo, quindi non direi che è cattivo. Colt sceriffo, guardia, l'unico è il fuorilegge magari, però per il resto mi sembra sempre abbastanza bravo e buono Colt, quindi andrei avanti. Bull, beh ragazzi, Bull mi spiace dirlo, però secondo me è un cattivo, cioè uno che fa in giro a mezze maniche a mostrare i bicipiti, o Mushix, quindi io, oppure uno che vuole flexare dei bicipiti contro quelli che non ce l'hanno, quindi è cattivello. Jessie ragazzi, vabbè, Jessie non può essere cattiva. Cioè Jessie, anche se fosse la malignità fatta persona, per me non sarebbe comunque cattiva perché è troppo pucciosa. Guardate quanto è pucciosa. Quindi niente, Jessie è buona. Brock ragazzi, Brock, a meno Brock vecchia scuola, che mi sembra proprio uno di quei banditi che ti fanno cambiare strada sugli incontri, per il resto è abbastanza bravo e buono, quindi direi di no, che non è cattivo. Dynamike signori, ecco Dynamike è il nonnetto che tutti vorremmo, e guardate, si sta anche avvicinando il periodo di Babbo di Natale, quindi ragazzi tenetevi pronti, perché se lasciate un bel like e se lo richiedete qui sotto nei commenti, potrei fare un uso solo brawler natalizi, ci potrebbe stare, ci potrebbe stare, mi è appena venuto in testa oltretutto. Boh, ecco Boh ragazzi, è quell'essere mistico, quell'essere che a volte è bravo, a volte è cattivo, e chissà oggi che sarà. Però cioè è neutro, cioè non gliene frega niente di nessuno, cioè ciao io sono Bo, che fai? Bo, e capisci, cioè, tipo così. Quindi non è né buono né cattivo. Tick, abbiamo Tick Re Granchio, essere altamente maligno, quindi io su Tick Re Granchio non avrei tante cose da dire, se non entri nel club dei cattivi assieme a vostro onore sire della malignità 8 bit, che ragazzi lui, cioè io vi metto questa skin e voi dite sì, effettivamente Mushix hai ragione, è abbastanza cattivello come brawler. Ems è un'altra che non gli interessa di niente, di niente. Sembra mia sorella che tipo sta col telefono, tu gli parli, puoi dirgli anche se sei la peggiore persona del mondo, non gli interessa nulla, perché sono fatte così. Stu
ragazzi, Stu, basta che gli metti una rampa e diventa stupido. Cioè, stupor sta per stupido, perché cioè, lui vuole fare solo acrobazie. Nel bene o nel male, l'importante è saltare. Questo credo sia il motto di Stu, quindi non è cattivo. E il primo è buono, ragazzi. Il primo è buono, no, proprio il primo oscuro. Il primo mi deludi. No, però, cioè, c'è solo quel piccolo, il primo oscuro. Tutti i resti sono il primo regale, che non è cattivo. E il brown, 24 gradi, argento. Cioè, ragazzi, il primo è sempre una figura positiva, tranne il maligno. Bombardino casalingo, che dico se è quella skin di Retropoli, effettivamente è sempre buono. Un mago che caccia i coniglietti non può essere cattivo. Al massimo bombardino d'oro può essere un gangster. Mamma no, ma lo vedete con quell'occhio lì. Con quell'occhio lì può mai essere cattivo un brawler? Assolutamente no. Pocio cura gli altri, quindi è buono. Rosa difende gli altri, quindi è buona. In realtà non c'è niente, solo per andare veloci, perché abbiamo 50 brawler, anzi 52. Poi abbiamo Stecca Brigante. Allora, Stecca Brigante, allora, Stecca, Restecca. Per me Stecca è cattivo, lo sapete? Ah, quello non so che di... Ah, io sono Stecca, adesso ti stecco. Non lo so, cioè, guardate quanto è cattivo Stecca, guarda. C'ha proprio la faccia cattivissima, quindi io lo metto tra i cattivi, poi non so voi. Baril, secondo me, è uno che è il robot non robot. Cioè, lui, guardate, vuole fare tutto tranne che il robot. Il barile, il raviolo, la palla, ma non vuole fare anche la mega cassa, ma non vuole fare il robot, quindi per me ha del cattivo. Lei, Penny, l'ho sempre detto, Penny è quella che secondo me è birichina, ma non cattiva. Carl, lui il bucaneve. Se Carl fosse un biscotto sarebbe il bucaneve, perché questo è Carl bucaniere. No, dove sta? Eccolo qua, lui è Carl bucaniere. Vabbè ragazzi, era brutta come battuta, cancellatela da YouTube proprio. E niente, lui non è cattivo. Jackie, abbiamo però ragazzi, Jackie perfora tutto, che è cattivissima. Addirittura in quel Brawl Pass, vediamo chi si ricorda in quale Brawl Pass è uscita Jackie perfora tutto. Scrivetelo ovviamente qui sotto nei commenti. In quel Brawl Pass era la cattiva dei cattivi. Di conseguenza sì, la metto dei cattivi. Piper, ragazzi, Piper è sempre buona, cioè sempre brava e sorridente. Ed è quella che ti dà pure i biscottini con te. I biscottini con te, ragazzi. Come fa a essere cattiva una che ti dà pure i biscottini con te? Pam, cura, quindi ovviamente non può essere cattiva. Frank è troppo stupido. Frank è un bamboccione cretino, non capisce niente. Cioè, Frank è un cavernicolo, ragazzi. Anzi, lui è proprio Frank cavernicolo in tutto e per tutto. Uno che si mette una lampada in testa può mai essere cattivo? Assolutamente no, al massimo ubriaco. Bibi, Bibi furfante è... sì, è da mettere in tre cattivi. Poi Zombibi è cattiva. Però abbiamo Bibi normale, Bibi eroica, che Bibi eroica non è cattiva, è buona. Ragazzi, io sono totalmente indeciso su Bibi, quindi scrivetelo voi qui sotto nei commenti. Comandone, Bibi è cattiva. Bea, ragazzi, ecco, Bea arci nemica. Poi abbiamo Scarabea, che era uno dei cattivi. Cioè abbiamo comunque 2 su 6 che sono cattive, quindi 4 buone, 2 cattive, vincono i buoni. Iris è buono. Edgar, ragazzi, è un pistolero ed è uno che piglia a pugni con la propria sciarpa le persone. Non può essere buono Edgar. Griff è un soggetto cattivo, è un soggetto avaro, è un soggetto che vuole i soldi, vuole tutti i soldi. Ah sì, beh, in effetti chi non vuole i soldi? Ti puoi comprare le gemme per Brawl Stars, le gemme per Clash Mini, puoi comprarti un sacco di gemme con i soldi. Però nel suo caso lui li ruba magari agli altri, perché lui è avaro, e avaro è una cosa cattiva, quindi è cattivo. Mortis, ragazzi, allora Mortis, io vorrei tanto dire che è cattivo, però non è cattivo, poverino. E lo disegnano così brutto. Però è solo un pastel. L'ho detto ragazzi, l'ho detto. Eh sì, perché tu lo vuoi colpire, lui scappa e mi dà sui nervi. Soprattutto se tu hai un Dynamite. Capitemi, mi succede sempre questa cosa. Tara, ragazzi, Tara è un elemento misterioso. È un elemento come Bo che tu non sai se è buona o cattiva. Magari aiuta i buoni, magari aiuta i cattivi, magari si fa gli affari suoi e gioca a carte. Eugenio, ragazzi, abbiamo Eugenio malvagio. Come faccio a non metterlo tra i cattivi? È uno che fa malvagio di cognome. Sì, salve, sono Eugenio. Malvagio Eugenio. Oppure a scuola, malvagio all'interrogazione. E lui a quel punto risponderebbe:
questa risatina qui molto scema. Maxine, supereroina, niente da dire, non può essere cattiva una supereroina. Mr. P, lui, come possiamo dire, è arrabbievole. Esiste il termine arrabbievole? Non lo so, probabilmente no, però lui è uno che si arrabbia con i suoi dipendenti, però non è cattivo di per sé. Ah no, però abbiamo Conte P. No, Conte P è un travestimento, ragazzi, no, no, non è cattivo. Semino, Semino è buono, è proprio simpatico, se Semino, niente, niente da dire. Byron cura e avvelena. Le due cose si compensano, quindi è neutro. Squeak è buono, ragazzi, cioè è uno sputo, quindi che fa Squeak sulle scale? Saliva. Scusate, Spike, vabbè, guardatelo, guardatelo. Cioè, uno che fa così che può mai essere buono, probabilmente. No. Ah, Corvo, lui io lo vedo come un supereroe. Lo vedo come un supereroe, ragazzi. Corvo è uno dei miei preferiti. Il mio pro è preferito, probabilmente. Quindi non voglio dire che è cattivo. Leon, lui è come Penny. Uno che fa i pasticci. Uno che, insomma, gioca e fa molti scherzi, però non è cattivo di per sé. Sandy è sempre troppo addormentato per fare qualsiasi cosa di cattivo o di buono, quindi è neutro. Ambra è buona. E Ambra, io non ho fatto un'altra skin Ambra, sono io che non l'ho presa, probabile. Meg è team supereroi, quindi niente da dire. Gelindo, ragazzi, Gelindo, lui non ha tempo di essere cattivo. Anzi, ha pure Gelindo Ghostbusters che va contro i fantasmi, quindi direi proprio che non è cattivo. E sono sfruttato quel poverello. Poi Energetic, supereroe, quindi no. Colette sì è cattiva, niente da dire. Colette, navigatrice, è del team Spike, e Spike è cattivo. Quindi, ragazzi, che stiamo a dire che è cattiva. Lu è buono, dai, gelate le persone, quindi è buono. Colonnello Ring fa parte della ciurma dei buoni. Belle è cattiva perché Belle è una salitrice che ruba, e quindi sì che è cattiva Belle. Poi abbiamo Buzz che salva le persone. Non mi dare il culo, fatti vedere in faccia. Oggi ci vuole dare le chiappettine, però è buono di solito. Poi anche se si chiama canaglia, comunque rimane uno che salva le persone mentre stanno per annegare. Poi Ash, ragazzi, pulisce tutto e tutti, è un supereroe del pulito. Ma vai Ash. E infine il motivo per cui ho fatto sto video, ossia Lola. Lola è cattiva, ragazzi. Lola è quella che butterebbe da un ponte una sua nemica. È quella che non vuole guardare in faccia nessuno per il suo personalissimo successo. Ed è quindi lei che oggi andremo ad utilizzare. Ho messo l'equipaggiamento della velocità, migliore del 15% la velocità del brawler. Tra i cespugli, però, io però andrei a fare dei danni in più quando ha poca vita, ragazzi. Sì, voglio provare questo equipaggiamento. E addirittura me lo miglioro anche qui assieme a voi. Guardate, 15% di danni in più. Ok, la seleziono e vediamo questo team di cattivi quanto è forte. Sopravvivenza plus con Lola. Tremate, miei avversari. La cattiva più cattiva che non ci sia arrivata. Guardate, oh, contro un'altra Lola. Ma io sono maxato e ho anche l'equipaggiamento. Ragazzi, non so se avete visto che appena ho praticamente perso un po' più di vita, l'ho proprio shottata, cioè l'ho disintegrata l'altra Lola, anche se era cattiva come me. Ok, vieni qua, non mi interessa. Boom, boom, sono così cattivo che rubo tutte quante le kill. Guarda qui, beh, anche col mio clone. Mamma mia, ragazzi, guarda qui cosa ti combino. Prendo anche quest'altra cassettina, il mio bel clone paparazzo, come volete chiamarlo. Ah, guardate quanto è forte. Mamma mia, ragazzi, sciolgo le casse, sono così cattivo che mi rubo tutti quanti power up. E questo qui lo killo. Questo sei un Byron. Mi dispiace, Byron. Guarda qui. Dove vai? Dove vai, Corvettino? Dove vai? Ben 18 coppe. Vediamo se i cattivi riusciranno a dominare. Ragazzi, Griff, ve l'ho già detto quanto può essere cattivo questo brawler. Vediamo se riuscirà a dominare Queen Dominio. Ok, e inizio subito a prendere possesso della zona avversaria. Dove vai? Guarda qui tutte quante le mie carte di credito che ti fanno letteralmente un bel po' di male. Sì, ma pensi che non ti abbia vista? Pensi davvero che io sia così scemo? E guarda qui quanto danno riesco a farti. Questa zona è mia, sono abbastanza cattivo da permettermi di fare la kill al ritorno. Invece no, c'è quel Carlitos che sta da solitos e stiamo abbastanza dominando, ragazzi, letteralmente. Vado qui con le mie carte di credito.
Altra kill. Sì, l'orsacchiotto. Gli orsacchiotti me li mangio a colazione, baby. Non puoi fare nulla. Non puoi fare nulla. Non mi faccio avvicinare. Guardate, siete nella mia trappolozza. Lasciate un bel like. Noi ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao.